Oh, finalmente le partite della nazionale. Uffa, sempre calcio. Sai che c'è? Vado a vedere la televisione in camera. Vai, vai, vai! Brava, brava. Adesso me le gusto per bene. Abbassa per favore. E va bene! È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone Gol! Gol! Sì, gol! Capolavoro di un artista sconosciuto. Grande capolavoro, grande! Artista sconosciuto non direi, è Materazzi! L'angelo arriva in volo, il braccio verso l'alto, il dito rivolto al cielo. Sì, alza il braccio, campione! Sei tu il nostro angelo, bravissimo! Ma alla fine anche lei guarda la partita, eh? Vai Fabio, vai Fabio, vai gol! Il cielo è azzurro sopra Berlino! Il cielo è d'oro, simbolo divino. Cielo d'oro? Divino? Ma che partita stai guardando? Ma che partita! Guardo il canale che parla del museo. Ah, ma certo. Sì. Braccio alzato, in volo, cielo d'oro. Adesso ho capito. Stasera parla dell'Annunciazione e la guida è un uomo. Si tratta della classica iconografia con l'angelo, il giglio simbolo di purezza. Maria si trova nella sua dimora, ma anche in quest'opera possiamo trovare degli spunti iconografici originali. Aspetta, 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 la so io. Mi sono informato, sono un esperto. La sfera è nelle mani del Padre Eterno, sostenuto dal coro dei suoi supporters. Suggerimento nello spazio per l'arcangelo che arriva in volata dalle retrovie cercando l'effetto sorpresa. Maria, però, attenta e blocca l'avanzata di Gabriele. Note, minuti di recupero 2. Mano destra del Padre Eterno. Cielo dorato, parzialmente nuvoloso. Spettatori paganti 2. I signori Politi di Sarnano, committenti dell'opera. Che ve ne pare? Ma smettila. Non male. Ne parleremo quando verrete al museo. Non ce la faremo.